Carlo Petrini, the co-founder and president of the Slow Food International. And I would also like to thank Barbara for this initiative, Barbara, president of Slow Food Beirut, since she contacted us to have this small talk about a very important theme, the future of food, and how we can, what we can do about the future of our food in relation to biodiversity. I will leave the talk to Barbara to introduce Mr. Petrini more, and I hope you will enjoy the talk. Thank you. Thank you for coming. Slow Food Beirut has been around since 2004 in Lebanon, and now we're getting more active. It's a slow process, but we're getting there. And now we have a website, www.slowfoodbeirut.com. We're creating an online dialogue of all the producers and farmers all over the country, where you can have a database where everybody can have access to them, not just like the selected few that know about these people, but it will be open for international people, for expats, for people here, because we need to put this, the most important thing that Slow Food works on is to put the consumer closer to the farmer, to the producer. So we have less middlemen, we have less cost, and thus we can make the farmer, the small producer, gain more money, and for the consumer to know who grows his food. So I'm not gonna talk too much. Tomorrow, yeah. We have a farmer's market in Hamra. Most of you know about it. It's been going on for approximately 8 years, and we're still going strong. We're every Tuesday from 8 to 2. Tomorrow, Carlo Petrini is going to do the book signing of his book, Good, Clean, and Fair, at Librairie Antoine in Beirut 2. And we will have the launching of a small documentary that we did, which is actually very beautiful. I shouldn't say a small documentary because it's a beautiful film. It's on the Dalfiyeh, which is the lost cheese of the Lebanese mountain. And I think you all should come and see it and get a book from Carlo, because the whole philosophy of Slow Food is in that book, and you can each one of us can learn a lot from him. So I'll leave the floor to him. I'm very honored to have him here, because it was like my dream in life for him to come. And my dream has been fulfilled. And I'm very grateful. Look at that. Is that a good sign or bad sign? It's a great sign. Oh my God. I met Carlo in 2006, and the Slow Food and everything, and every time I go, he just fills me with, like, you know, the shot I need for the energy to continue in this country and to create good stuff in this country. So he has been like my mentor in life. I hope he will give you the same feeling once you leave this conference. No, the market is every Tuesday. This has been going on for 8 years, and we're at the Red Republic alleyway. Okay, and then the book signing is tomorrow at the Beirut Souk. It's at 6. Okay, thank you very much, and I'll leave the floor to Carlo. Parlerò italiano. Can you all hear me? Sono due che parlano italiano. Tre, va bene. Prima di cominciare, voglio fare una domanda. Who wants to ask you a question before it begins? Quanti di voi conoscono Slow Food? How many of you have heard about Slow Food? Heard about or know what it is? Tutti libanesi? All Lebanese or? One Italian. Più o meno.
America, Italia. Ah, perfetto, ok? Ok. Beh, innanzitutto grazie per la nostra presenza. First of all, thank you for being here. E, è la prima volta che io vengo in Libano. It's the first time that you visit Lebanon. E sono molto curioso di conoscere questa cultura gastronomica. And he is so much curious about our gastronomic heritage and culture. Conoscere le realtà produttive dei contadini, dei trasformatori. He wants to know everything from producers to the people that to chefs to everybody who has a role. Conoscere la diversità culturale nelle produzioni alimentari. We have a very a cultural diversity in our products. Conosco la cultura gastronomica libanese, ma la conosco all'estero. He discovered the Lebanese culture outside Lebanon. A Parigi, Londra, New York. Mai qui. But never here in Lebanon. Un po' come l'Italia. It's a little bit like Italy. Se volete conoscere la vera cucina italiana. If you want to know and to discover the real gastronomy, Italian gastronomy. Venite in Italia. You have to come in Italy. Perché fuori Italia. Because outside it's never the same. Non sempre. Però, quindi, la mia curiosità è enorme. He has a big curiosity. Nello stesso tempo, questa mattina ho avuto il piacere di visitare questo piccolo mercato. At the same time, today he visited the small market. E di conoscere produttori, trasformatori. And he got in touch with producers. E per me è stata una bella esperienza. And this was a very good experience for him. Il nostro movimento è nato nel 1989. Slow Food was born in 1999. 89. Ah, 1989. Ed è nato a Parigi. In Paris. Perché era il 200° anniversario della Rivoluzione Francese. Because it was the 2000 anniversary of 200th anniversary. E sapete che con la Rivoluzione Francese nasce la ristorazione moderna. You know that the modern restoration is born with the French Revolution. Prima in Europa non esistevano ristoranti. Before that we didn't have restaurants in Europe. Esistevano taverne. We had some hostel, like taverns. Esistevano locali di posta. Some small locals and hostels, but not restaurants. Per cambiare cavalli. Here people used to go to make the horses rest. Ma non esisteva la ristorazione moderna. But there was no restaurants like we have it now. Con la Rivoluzione Francese, molti chef che lavoravano per l'aristocrazia. With the French Revolution, the chefs that used to work for the important persons si trovarono senza lavoro. Were unemployed. Allora cominciarono a aprire piccoli luoghi dove servivano del courbillon, del brodo caldo. So every one of them began to have like small business, small restaurants where they used to serve courbillon or soup. E questo lo chiamavano brodo ristoratore. And they used to call that restaurant soup. Ristoratore. Poi dopo il brodo hanno fatto altre cose. And then after the soup they made a lot of other things. E sono cresciuti i ristoranti. And they grew up and now. Thanks to that, we have the restaurants we have. 1800. In tutta Parigi c'erano più o meno 50 ristoranti. There were only 50 restaurants in all Paris, you can imagine.
1810 erano già 1000. 10 years later, we had 1000. 1820, 2000. And 10 years later, 2000. 1825 c'erano già 4000 ristoranti in tutta Parigi. And in 1825, we had 4000 in all Paris. 1825, uno dei padri della gastronomia moderna. In 1825, one of the father of modern gastronomy, Jean-Antoine Brillant-Savarin, that was called He wrote about the physiology of tasting. E nella fisiologia del gusto, in this book he wrote, alla meditazione terza dice che cos'è la gastronomia. Explains what is gastronomy. Che cos'è la gastronomia? What is gastronomy? Brillant Savarin dice la gastronomia è tutto ciò che riguarda l'uomo in quanto si nutre. The definition of Brillant Savarin was that gastronomy is all about feeding human, like all the process. E questo concetto di Brillant Savarin ha ispirato la nostra piccola università di scienze gastronomiche. And this concept was inspiring for their university of gastronomic sciences. La piccola università di 600 studenti. It's a small university, 600 students. Maggior parte non italiani. They are trained, not Italian. Che arrivano da 75 paesi del mondo. They come from 75 countries all over the world. Cosa studiano? What is the program they study? Studiano la gastronomia. They study gastronomy. Nel concetto di Brillant Savarin. With the concept of Brillant Savarin. Nel mondo oggi la gastronomia, la maggior parte pensa che sia la ricetta, l'arte di cucinare le ricette. Today everybody is thinking that gastronomy is recipes, just about cooking food. Questa non è la gastronomia. But this is a big error, it's not. Questa è una parte della gastronomia. This is a part of the gastronomy. La gastronomia è fisica e chimica. Gastronomy is first of all physics and chemistry. Che quando io uso il fuoco e taglio gli alimenti faccio un processo fisico-chimico. Because you all know that when I cook something with fire and I'm doing a physics process. La gastronomia è agricoltura. Gastronomy is agriculture. Zootecnia. Zootechnics. È biologia. Biology. Genetica. And even genetics. E poi se vogliamo passare alla componente umanistica. And then we have the human components of gastronomy. La gastronomia è antropologia. It's anthropology. La gastronomia è storia. It's even history. La gastronomia è economia. It's economics. La gastronomia è economia politica. And it's political economics. Questa visione complessa. This is a wider vision of gastronomy. Multidisciplinare. And it's multidisciplinary. Olistica. And big, holistic. No, non è di Carlo Petrini. It's not only the vision of Carlo Petrini. È di Brillant Savarin. But it's of Brillant Savarin. E i nostri studenti studiano tutte queste materie. And our students study all of these components. E studiano anche una disciplina che non esisteva nel 1825. And they even study a component that didn't exist at that time in 1825. L'ecologia. The respect of environment, so. Non esisteva l'ecologia. This was not present in the past. Allora, questa missione particolare di una cultura olistica gastronomica è la missione di Slow Food. This is the commitment of Slow Food, inspired by a holistic vision of the gastronomy. Per questo che il nostro movimento, this is why Slow Food, si è diffuso per il mondo, has spread all over the world, con
questi due elementi importanti. Primo, la nostra piccola università. With two big elements. The first one is the small university they have. E il secondo è una rete che si chiama Terra Madre. And the second one is the network that is called Mother Earth. Terra Madre. Terra Madre. In Italia, Terra Madre. Terra Madre. Terra Madre. Terra Madre sono comunità di contadini, pescatori, artigiani. It's a network of small communities of artisans, of farmers, nomadi, of producers, nomadi, of nomads, pastori, of shepherds. E questa rete si è diffusa in 170 paesi. And this is a network that has spread in 170 countries all over the world. Qualcuno di voi è stato a Terra Madre? Is there anyone that have been in Terra Madre? Uno, due, tre, eccole, eccole. Questa idea di una rete, this idea of a network, su queste tematiche, about these themes that we're talking about, per noi è molto importante. It's very important for us. Perché per noi questa rete, because according to us, this network è una rete di idealità politica. It's a network of political ideology. Di resistenza contro un concetto alimentare di produzione intensiva. It's something that is opposed to concept of industrial producing in the world of gastronomy. È il legame con il territorio. It's the union with our country. È in ogni paese l'identità, patrimonio culturale del paese. It's the identity, the heritage of each country. In maniera diversa. Every country has some differences. Nei paesi del Mediterraneo hanno una grandissima storia. For example, the Mediterranean countries have a big history. Nei paesi africani anche. In Africa too. Però sono stati violentati da culture colonialiste e neocolonialiste. But they have been attacked, if you want, by some colonialistic cultures. In Latino America c'è una ricchezza meravigliosa. In Latin America they have rich countries. E già due o tre secoli fa è nato un miticciato tra la cultura indigena e la cultura europea. And there was a union since forever, there was a union between the European culture and their culture. La cosa più meravigliosa è successa negli Stati Uniti. The most fabulous thing happened in the United States. Negli Stati Uniti, guardate, negli ultimi 20 anni, the last 20 years, si è sviluppata una rivoluzione dolce. We had a smooth revolution that have grown up. È stata caratterizzata dai mercati contadini. That have been characterized by the farmers' markets. Fantastico. Fantastico. Io nel 1997. Since 1997. Ho aperto il mercato contadino di Chicago. He has opened the farmer market of Chicago. Con la campanella. Dove? With a ring, a bell. Lo stesso anno. The same year. L'ho aperto a New Orleans. He opened another one in New Orleans. E la rivoluzione dei mercati contadini in America. And this revolution of the farmer markets in America. È la stessa identica dei ristoranti a Parigi nell'Ottocento. It's the same thing that you have told about the restaurants in Paris in 18. 1997. 1997. In tutti gli Stati Uniti d'America. In every state of the United States. Saranno stati 100-150 mercati. 100-150 markets had opened. Verso il 2000 erano già 500. In 2000 they were 500. 2010 erano già 4000. 2010, 4000. Oggi sono 12000.
And today they are 12,000. 12,000. 12,000. E i primi mercati, the first markets, che avevano produzione biologica, had some biological products, erano frequentati dalle signore bene. And were visited by the ladies. For money. Who had money. Ah, the food, organic food. Organic food was so trendy. Oggi. Today. I mercati sono a Harlem. Today the markets are even in Harlem. Oggi i mercati contadini sono nei quartieri ispanici di San Francisco. Today the markets are even in Hispanic side in San Francisco. Nella Bahia Air a Oakland. In Oakland. Fantastico, è vero, no? Vero. Questa è una rivoluzione dolce. This is what we call a smooth revolution. Mercati contadini. Farmers market. Produzione biologica. Biological products. Biodiversità. Biodiversity. Il primo anno che io sono stato negli Stati Uniti, 1982. In 1982, it was the first time he visited the United States. In tutti gli Stati Uniti c'erano due birre. In all the United States, there was only two beers. Budweiser. Budweiser. E un'altra. Due. 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 Only two. Now, adesso ci sono più di 6.000 microbirrerie. Now there are over more than 6,000 microbreweries. E sono giovani. And there are young people that manage. E sono stati in Belgio. They were to Belgium. Sono stati in Scozia. In Scotland. In Germania. And even in Germany. Con i prodotti naturali. With their natural products. Degli Stati Uniti stanno producendo questa biodiversità. Only with the natural products of the United States, they are producing biodiversity. Nel 2003-2004, 2003 or maybe 4, in tutti gli Stati Uniti non si poteva fare il formaggio a latte crudo. In the United States, we could not make cheese by raw milk, not pasteurized. Doveva essere tutto pastorizzato. Everything should have been pasteurized. Pastorizzare il latte per il formaggio è elevare l'anima. Pasteurizing milk to do cheese is like killing the soul of the cheese. Elevare il gusto. It's like killing the taste. Elevare la biodiversità. It's like killing biodiversity. Slow Food ha fatto una grande battaglia. Slow Food made a really big war or commitment. E ha raccolto 10,000 firme in tutti gli Stati Uniti. And he made a signing campaign. Per questa ottenere la possibilità di fare il formaggio latte crudo. To stop the slow and to be able to do cheese by a raw milk. Adesso negli Stati Uniti ci sono i formaggi a latte crudo. And now in the United States you can find those products. E tu riesci a sentire il profumo. And you can really smell the perfume of the cheese. Del Vermont. Di Vermont. E poi le stesse cose della mucca, del profumo della California. Then you can smell really the perfume of California. E poi ci sono le capre della Virginia. The sheep of Virginia. Fantastica. It's fantastic. Questa è biodiversità. And this is what we call biodiversity. Ma non è come noi in Italia o qui in Libano. But it's not like this in Italy or here in Lebanon. Che abbiamo una biodiversità storica. That we have an historical biodiversity. E che dobbiamo difendere. That we have to defend. Negli Stati Uniti è stata la biodiversità che è cresciuta dal basso. In the United States the biodiversity grew as we have it like a heritage. Ed è una rivoluzione dolce. And this is what happened in the United States was a smooth revolution. Allora voi immaginate, so you imagine, la sorpresa, the surprise, che io ho avuto un anno fa, that he had the 1 year ago, quando ho visto che un vecchio socio di Slow Food, when he saw that an old member of Slow Food,
era candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Was candidate to the elections of the United States. Pastor, sì. Sì. Bernie Sanders. Bernie Sanders è stato sindaco di Burlington, in Vermont. Bernie Sanders was the sindaco of Vermont. Sindaco. Sindaco. Major. Major in Vermont. In Burlington. E ha aperto il primo mercato contadino di Berlino. And he was the one who opened the first market there, farmer market. E ha aperto l'orto scolastico. And he opened the small garden for school. È il frutto di questa rivoluzione lenta. This is the result of the smooth revolution. Fuori dall'America. Let's go outside the United States. E anche in America. But even in the United States. Non c'è coscienza di questa potente rivoluzione. We are not aware of this revolution. Perché è il paese dove è nato McDonald's. Because it's McDonald's, the country where McDonald's was born. È il paese del fast food. The country of fast food. È il paese dei supermarket. The culture of supermarkets. Ma davanti a tutto questo c'è stato un cambiamento lento. But before this, all this, there was a big but smooth change that happened. E questo è il modo per difendere la biodiversità. And this is how we can defend the biodiversity. Oggi il problema ce l'abbiamo noi in Europa. Today the problem is in Europe. Ci abbiamo il problema di difendere il nostro patrimonio storico. We have this problem. Nobody is caring about our heritage. Abbiamo molti prodotti. We have a lot of products. Che non sono tutelati, non sono difesi. That are not protected by anyone. E anche qui in Libano. And even here in Lebanon we have the same problem. C'è una filosofia produttiva. There is a philosophy of always production. Basata sulla produzione intensiva. That is based on the intensive production. E sulla omologazione del gusto. And on the, like, all the tastes have to be the same. Io penso che è molto importante il lavoro di difendere questa biodiversità storica. But I think we should defend this biodiversity that is from, it's our history. Perché questo concetto produttivo sta generando molti problemi nell'agricoltura europea. Is bringing us a lot of problem in the European agriculture. E non solo europea. And not only European. Primo problema. First problem. Stiamo perdendo la fertilità dei suoli. We are losing the soil fertility. Chimica. Always chemical products and always more and more. Per produrre di più. To produce, to have a bigger production. In Italia negli ultimi 20 anni. In Italy, the 20 past years. Hanno messo più chimica dei 100 anni precedenti. They have put more chemicals than the 100 past years. So only in 20 years, about the same amount. Che il terreno è diventato dipendente dalla chimica. This means that our soil is being dependent from chemicals. Ma il terreno perde fertilità. But like this, we are losing the fertility of the soil. Diventa come la suola delle scarpe. It becomes like the soil of the shoes. Non è più fertile. It's not fertile anymore like we want it to be. Se voi potete parlare con qualche vecchio contadino. If you could talk with some old farmer, for example. Com'era la fertilità dei suoli 50, 60 anni fa? How was the fertility 50, 60 years ago? In ogni parte del mondo. All over the world. C'era la fertilità più ricca. There was a big, rich fertility. Questa chimica per produrre di più sta distruggendo la fertilità dei suoli. The chemical products are really killing our fertility. Secondo problema. Second problem. Uso smoderato. Senza moderazione di acqua. The water. We're using water a lot without moderation. E il grande problema del futuro sarà l'acqua.
And the big problem of our future is water. Non il petrolio. Not the petrol. Sarà l'acqua. It's only water. Il 78% dell'acqua 78% of our water è utilizzato in agricoltura. Is being used in the agricultural field. E molte volte senza parsimonia. And without being aware of this, the water is spread on the earth. Mancherà l'acqua. We're going to have a lack of water in the future. E l'acqua sarà problema di guerra. And the wars will be based on this lack of water. Questo è un problema serio. It's a serious problem. You have to think about it. Terzo problema. Third problem. Stiamo perdendo la biodiversità. We are losing our biodiversity. Questo è un problema enorme. This is enormous. Dal 1900 a oggi. Since 19 till today. Sono passati 116 anni. 160 years have passed. L'umanità ha perso 75% di biodiversità. Our humanity have lost 75% of biodiversity. Migliaia di specie genetiche. All the genetic species. Di frutta, di verdura. Vegetables, fruits. Razze animali. Even animals. Tutto perché sono specie deboli. Why? Because they were species that were not very strong. They couldn't resist. Si privilegia la specie più produttiva. We always tend to privilege all that is strong, that gives us a big production, and we forget all the rest. E le altre specie si perdono. And the other are lost. Questa è una politica criminale. This is a politics that is really criminal. Criminale. It's criminal. Perché? Why? Perché tutte le specie, tutti gli uomini, tutte le donne, tutti gli animali hanno una loro vita, una loro evoluzione. Because everything, humans, animals, have to have their evolution. Nasciamo. We born. Da bambini cresciamo. We grow up. Diventiamo adulti. We become adults. E poi inizia la decadenza. And then the decadence begins. Questo succede anche per le carote. This happens even with carrots. Succede anche per le melanzane. It happens even with the eggplants. Distruggere specie genetiche di frutta e di verdura è distruggere il nostro futuro. Destruct fruits and vegetables is like destructing our future. Questo è criminale. It's criminal. Solo le specie forti. Only the strong species are. Ma le specie forti moriranno anche loro. But you have to know that these strong species will die sooner or later. E quando moriranno, che cosa le sostituiamo? And when they're going to die, with what we're going to replace them? Voi la sapete la storia delle patate in Irlanda? You know the story of the potatoes in Ireland? In Ireland? Sì. In Ireland. La sapete? 1835. In 1835. L'unica specie di patata che aveva trovato dimora in Irlanda. The only potato that a species of potato that was in Ireland. Prende un virus. Had a virus. E muore. And died. Tutte le patate in Irlanda distrutte. So all the potato fields in Ireland were destructed. Però è interessante pensare la patata quando è arrivata in Europa. But it's interesting to think about when the potatoes arrived in Europe. La patata arriva in Europa nella seconda metà del Cinquecento. The potatoes arrived in Europe in the second half of 500, 500. Non si convincono a mangiare le patate europee. For two centuries, people didn't want to eat those potatoes. Non li vogliono mangiare. They didn't accept to eat them. A metà del Settecento. And in the second part, at the half of the 700. Molti scienziati. A group of scientists. Hanno fatto opera di educazione. Did some educational campaign to people. Per mangiare la patata. In order to convince them to eat potatoes.
Prima gliela danno da mangiare ai porci. They used to give it to pigs, to animals. Poi lo mangiano i cristiani. And then Christians. Uno di questi scienziati si chiamava Parmentier. One of the scientists was called Parmentier. La crema Parmentier. La crema. Allora. Parmentier, Parmentier. Allora, questa unica patata, unica specie di patata che c'era in Irlanda. Only pieces of potato that was present in Ireland. Aveva risolto il problema alimentare di tutta l'isola. Had fed all the island. In 80 anni gli irlandesi mangiavano patate che era una meraviglia. In 80 years all Ireland people used to eat potatoes. Arriva questo virus. And then the virus came. Non c'è nessun altro tipo di patata. And there was no other type of potatoes. 1 milione di irlandesi. So 1 million of Irish people. Soffrono la fame. Were suffering from hunger. E 2 milioni vanno all'estero. And 2 million of Irish people left Ireland. Allora si ritorna dove c'era il germoplasma della patata. So we come back to germoplasm of the potato. E nelle Ande. In Peru, dove c'erano 5.000 specie di patate. Where there was 5,000 species of potatoes. Queste patate vengono importate in Europa. And all these potatoes Europa, were brought in Europe. E abbiamo la patata. And now we have potatoes. E i miei cugini tedeschi. My cousins that come from Germany. Oggi li chiamiamo kartoffeln. Today call them kartoffeln. Li mangiano kartoffeln. They eat all the time kartoffeln. Ma perché c'erano 5.000 specie di patate? Because there were 5,000 species of potatoes. Oggi, and today, in Peru, ci sono solo 1.200 tipi di patate. There are only 1,200 species of potatoes. Abbiamo perso 3.000 tipi di patate. We lost 3,000 of them. Questa è la perdita di biodiversità. This is what I mean by lack of biodiversity. Lost. Stiamo perdendo razza animale. We are losing with the same process even animals. C'era in provincia di Napoli dove vivi tu. Next to Napoli, where he lives. Nella penisola di Sorrento. In Sorrento. C'era una mucca da latte. There was a cow that produced milk. Che si chiamava mucca agerolese. That was called cow agerolese. Con il latte dell'agerolese. With the milk of agerolese. Si faceva un formaggio meraviglioso. We used to do a very special cheese. Si chiamava provolone del Monaco. That was called provolone del Monaco. Nel 1500. In 1515. Barche intere di provolone del Monaco. E ships with provolone del Monaco. Partivano da Sorrento e andavano a Napoli. Went from Sorrento to Napoli. Che era la più grande metropoli del mondo. It was the biggest metropole of the whole world then. No Londra, no Parigi, Napoli. There was no London, no Paris. It was Napoli. Provolone del Monaco. Ok. Questa era la faceva la mucca gerolese. This provolone was only made from the milk of this only type of cow, gerolese. Apro una parentesi. He wants to. In Italia si raccoglie il latte. In Italy we used to take the milk. Viene portato nella grande industria. And then bring it to the industry. Viene pagato 30 centesimi di euro al litro al contadino. Each litre is paid 30 centimes only to the farmer. Niente. It's nothing. Viene portato nella grande industria. And then it's taken to the industry. Si leva il grasso. We have to take fats away from it. Il grasso serve per l'industria dei biscotti. And fat is sent to the industry that makes pastries or biscuits. Quel latte impoverito. So that milk without fat. Va bene?
non ha più il grasso. That has no fat. Viene messo nei cartoni. Is put in some cartons. E viene venduto un euro al litro. And is brought to the supermarket and is bought for 1 euro. 30 centesimi al contadino. Only 13 centimes to the farmer. Un euro il latte senza grasso. And 1 euro the milk with no fat. Che se voi avete bisogno di vitamine, if you need vitamins, mangiate il cartone perché il latte non c'è. It's better that you eat the paper because the milk has none of it. Però c'è gente che c'ha i soldi. But there are people that are taking money from out of it. Allora si prende il latte impoverito. Allora, so what we do is that we take the milk without fat. Si mette l'omega 3. And we put omega 3 in it. Fantastico. Restyling. 1,60 euro. 1,60 euro. 1,60 euro il latte con restyling. The milk with restyling with omega 3 is 1,60 euro. 1 euro il latte impoverito. 1 euro the milk without fat. 30 centesimi al contadino. And only 30 centimes to the farmer anyways. Questo è il sistema criminale. So this is again criminal system. Ma anche qui, in Libano, anche qui. The same. Allora torniamo alla mucca gerolese. So let's go back to gerolese cows. La mucca gerolese fa 12 litri di latte al giorno. Gerolese cows do 12 liters of milk every day. 12 litri per 30 centesimi al litro. If you take 12 liters for 30 centimes for each liter. Il contadino non può vivere. The farmer cannot live with this money. Allora dicono, perché tieni la a gerolese? So the people say, why do you have gerolese cows? Metti la frisona olandese. Put another one. Put frisona from Holland. Frisona olandese, 40 litri di latte al giorno. That does 40 liters of milk per day. Problema risolto. So you solved your problem. No. No. Non è risolto. It's not solved. Perché con il latte della frisona. Because with the milk of the frisona. Non si produce il provolone del Monaco. You cannot do the same cheese, so the provolone. E noi in Italia. And us in Italy. Abbiamo perso una razza animale. We lost one type of animal. La mucca gerolese. The gerolese cow. E un formaggio. And one type of cheese. Il provolone del Monaco. That is the provolone del Monaco. Questo per spiegare. This is just an example to explain. Che questo sistema distrugge la biodiversità. That this is the process that disrupts biodiversity. Perché è concentrato sulla produzione massiva, non sulla diversità. Because all that matters to people is the production, massive production. And we forget the biodiversity. Perché c'è solo il business, non ha la cultura, la natura. Because there's only business that matters, no culture, no nature. Non gli interessa i contadini. It doesn't matter the farmers. Interessa la vendita, il commercio, l'industria. Just business, just industry. Noi abbiamo perso 75% della biodiversità. Can you imagine we have lost 75% of our biodiversity? Ve ne racconto un'altra. I'm going to tell you another story. Ma sono sicuro. But I'm sure. Che se io stessi qua 10 giorni. That if I stay here 11 for 10 days. Storie come queste le trovo anche qui. I would have a lot of stories like this. Molte storie come a queste lot le trovo. Un giorno tornavo a mia casa, io vivo in Piemonte, nord Italia. He lives in a region in Italy, in the north, which is called Piemonte. E mi fermo a mangiare in una osteria. I was going back home and he stopped to eat in a small restaurant. Allora mi dicono, e mangio una peperonata. It's a plate made of pepperoni, like peppers, with olives and stuff. Olive. Solo peperoni. It's like only peppers. Pepperoni o pepper? No, peperonata. Peperonata. Peperoni. Assaggio questi peperoni, non sapevano di niente. And the pepper didn't taste of anything. Allora dico, ma
Dove hai preso questi peperoni? So he asked the guy, where did you buy those peppers? Arrivano dall'Olanda. Are they coming? They're coming from Holland. Fantastico. Fantastic. Sono allevati in idrocultura. Are they grown in hydroculture? Costano di meno. The cost is less. Durano di più. And we have a big quantity for a bigger amount of time. Peccato che non sono buoni. But he said they have no taste. In quel posto lì. In the same place. Da secoli. Since forever. C'era un tipo di peperone. There was only one type of pepper. Che si chiamava peperone quadrato di Asti. That was called peperone quadrato di Asti. Questo peperone buono. It was so tasty. Carnoso. So big and. Dico, e il peperone di Asti? So he asked, what about this type of peperone? Dice, no, i contadini non lo coltivano più. And he replied that the farmers refused. Perché arriva quello dall'Olanda che costa di meno. Refused to make it grow because they're coming from Holland and they cost fewer. Allora dico, ma nelle serre. But in the dove si coltivava il peperone quadrato di Asti? Where cosa coltivano adesso? So what are they letting grow in the greenhouse instead of this type of peperone that has been lost? Dice, si coltivano i bulbi di tulipano. Ah, the flowers. They are letting grow flowers. No, piemontesi. Prendiamo i peperoni dall'Olanda. Non tradurre, dall'Olanda. Camion, CO2, e poi mandiamo i tulipani in Olanda, altro camion, altro CO2. It's crazy because us are like Italian brings the peppers from Holland and then they send them the flowers, so it's crazy. E perdiamo la Dutch and peppers are Italian. Yeah. E perdiamo la specie genetica del peperone. And at the same time, we're losing one genetic species, so it's really crazy. Vi ripeto. Se io sto qui 10 giorni, and I repeat, if I stay here 10 days, storie come queste, I assume that I will have a lot of stories like this. Ci sono anche in Libano. They exist even in Lebanon. Quanta parte del patrimonio libanese di biodiversità si è persa? You know, you're losing a big. We're losing a big part of the biodiversity heritage in Lebanon. Quanto savoir-faire? How many? Quanto savoir-faire? No. How many technical knowledge? Di donne meravigliose. Of the ladies that cooks. Di contadini. Of the farmers. Che hanno raccolto, che hanno trasformato. Quanto si è perso? Are getting lost. Questa è la missione principale di Slow Food. This is the principal mission and commitment of Slow Food. Però per fare questo ci vuole un altro paradigma. But to do that, we need another paradigm. Non un paradigma produttivista. We don't have to think about production. Che distrugge la natura. And we're disrupting nature at the same time. Che distrugge la socialità, che distrugge la storia. And our society and our history. Un altro paradigma. We have to think in a whole new way. Che difenda i contadini. We have to think about defending our farmers. Le comunità. And our communities. Allora arriviamo al quarto punto. So we are arriving to our fourth problem. Perdita di fertilità. Loss of fertility. Mancanza d'acqua. Lack of water. Biodiversità. Biodiversity. Quarto punto. And the fourth problem. I contadini in ogni parte del mondo guadagnano niente. The farmers are getting nothing. And this is not only in Lebanon, not only in Italy, but all over the world. Noi cittadini sappiamo cosa paghiamo. Our citizens know how much we are paying. In Italia le carote si pagano 7 centesimi al chilo. In Italy, carrots, if you want to buy carrots, it's 7 centimes per kilo. Ai contadini. To the farmers. Quando arriva nel negozio, but when the carrots arrive in the shops, noi paghiamo. We pay a lot more than that. In mezzo c'è chi taglia la torta più grande. But in the middle, between the shops and the farmer, there are the people that are gaining the biggest amount of money.
commercianti. It's the commercial people. Grande distribuzione. The distributors, like supermarket. Contadini niente, cittadini pagano. The farmers get nothing, but the citizens pay a lot. Questo è un disastro. And this is a disaster. Noi non mangeremo computer. We are not going to eat computers. Non mangeremo comunicazione. We are not going to eat communication. Avremo bisogno di gente che va a lavorare la terra, di giovani che vanno alla terra. That go back to their country and do farming. Ma si può chiedere a un giovane di andare a lavorare la terra a 7 centesimi al chilo le carote? But why would the person accept if he only to be a farmer if he's only gaining 7 centimes for a kilo of carrots? Si può chiedere a un giovane di andare ad allevare una mucca a 30 centesimi il litro latte? How would a young person accept to go and have cows if he only gonna get 30 centimes for each liter? Nuovo paradigma. This is a new problem. Avanti con i mercati contadini. So the way that we have to solve this problem is encourage farmer markets. Avanti con educazione. We have to do educational campaigns. Informazione. Informational campaigns. Mobilitazione. And mobilitation of all the young people. Basta mangiare comida chatarra, dicono gli spagnoli. Stop eating comida chatarra. Say Spanish. Stop McDonald's, stop McDonald's, Cristo, stop. Je suis arrivé ici, je suis passé à l'intérieur de la ville, j'ai vu McDonald's avec des personnes pas jeunes. You saw McDonald's everywhere with people, even not young people going to. Sì, qua fanno molto, chiamano delivery, arriva a casa. Come no? Ho visto delle signore che mangiavano l'hamburger e patate fritte. Ho sentito ladies eating hamburger and fries. Che si mangia, che si c'è una cucina strepitosa. And why this would happen in Lebanon if you have this very fabulous gastronomy? Una delle cucine più importanti del mondo. It's one of the best gastronomy in the world and the more important. Perché? But why you go to McDonald's? Perché? Ecco, e poi c'è quinto. And then we have the fifth problem. Che è come la ciliegia che si mette sulla torta. That is like the cherry on top of the cake. Il quinto motivo per cui questo sistema alimentare è un sistema criminale. The fifth reason that explains why this system is criminal. Mai nella storia dell'umanità c'è stato uno spreco alimentare così forte. We never had a waste of products like we are seeing it now. Mai. Never. Milioni di tonnellate. Millions of tons are getting wasted every day. Che vanno nella spazzatura. And they're going to rubbish. Questo è la cosa più incredibile. And this is the most incredible thing we are seeing. Perché tutto questo? Why? Perché il cibo non ha più valore. Because for us, a food has no value anymore. Il cibo è diventato commodity. Food equals commodity for us. Cibo è merce. Food equals money. Non si chiede quanto vale. We never ask what is the value of the food we're eating. Quanto costa. We always demand or request about the cost. Sono due cose diverse. But you have to make a whole difference between value and cost. Sono due cose diverse. They are really separated things. Dietro il valore c'è la comunità. Behind the value we have communities. C'è la storia. We have history. C'è l'ambiente. We have environment. C'è il territorio. We have our soil, our country. Col prezzo. With the price we lose everything. Dobbiamo ricostruire ritornare al cordone umbilicale con la nostra cultura. We have to reconstruct the union with our culture, mother culture. In ogni parte del mondo. In every country of the world. E la bellezza. And the beauty. È che questo è uno degli elementi che dà gioia alla vita. Is that this is one of the elements that give us
real happiness in our life. Che dà gioia alla tua identità culturale. It gives you a personal and cultural identity. Che dà gioia alla tua comunità. It gives happiness to your community. E che mette prima della business, mette il cuore. We have always to put our heart before the business. Mette la felicità. The happiness before everything. Mette il piacere. And the pleasure to eat. Prima del business. Before business and money. E il mangiare è importantissimo. Food is very important to life. È la cosa più importante. It's the most important thing actually. Noi tutti siamo viventi perché mangiamo. Everybody, each one of us lives because we eat. Se c'è qualcuno che ha un'altra teoria, me la spieghi. If there is anyone that has another theory, please explain it. At our age. Cosa hai detto? Alla nostra età. Alla nostra età? Not for younger. Tutti siamo viventi perché mangiamo. Everybody, each one of us is alive because we eat. Quando noi usciamo dal ventre materno, when we get out of our mother, non vediamo. We don't see. Non sentiamo. We don't hear. Con questo cerchiamo le mammelle della mamma. But we search for the milk. La prima cosa. It's the first thing we do. Oh, we do. E questo è il primo atto di amore. It's the first sign of love. Il primo atto di amore è la mamma che dà il cibo al figlio. The first sign of love in life is mother giving milk to her. La vita baby. Continua. It's a sign of that the life continues. Trattare il cibo come merce. When we think about the food like it was just something to buy, non è giusto. It's not fair. Il cibo è vita. The food is life. Il cibo è cultura. The food is culture. Il cibo è rispetto per la natura. And the food is respect for our environment. Il cibo è convivialità. The food is what unites us all. Conviviality. Preparare il cibo. Preparing food. È un atto di amore. Is a sign of love. Oggi. In tutto il mondo, today, all over the world, tu accendi una televisione, if you turn on any TV, a qualsiasi ora del giorno e della notte, any hour of the day or the night, e c'è qualcuno con una padella, there is someone cooking. In Africa, even in Africa, maggior parte uomini, the most of them are men. Incredibile. It's incredible. Incredibile perché la cultura. Because the culture del cibo of food e della gastronomia and gastronomy nasce dal lavoro di milioni e milioni di donne comes from the work of millions and millions ladies, women che senza avere televisione that didn't have TVs hanno inventato i più bei piatti della storia dell'umanità but have invented the most incredible plates con poche cose with small amounts of or small ingredients. E adesso tutti chef maschi. And now all the chefs are men. No. Questa, se lo accendiamo in questa maniera, if we have this vision, non è gastronomia. It's not gastronomy anymore. È pornografia alimentare. It's alimentary pornography. Noi non siamo per la pornografia alimentare. And we are not with alimentary pornography. Noi siamo per ridare valore al cibo. Our mission is to give back the value to food. Di ricostruire il legame con la terra. And construct our union with our country. Con i contadini. With our farmers. Di pensare che dei giovani possono tornare alla terra. And encourage young people to go back to their countries. E questo è qualcosa che sta crescendo. And this is something that is growing up. Sta crescendo e dobbiamo lavorare per insistere su questo. It's growing up, but we have to work and insist. E per far questo bisogna lavorare per mantenere la biodiversità. And to do that, we have to work to maintain our biodiversity. Quindi grazie a voi che difendete questa biodiversità. So thank you for defending this biodiversity. Che ho visto in questo mercato meraviglioso. Because I saw it in this fabulous market. Grazie in questi villaggi di montagna che fanno questi formaggi strepitosi. Thank you for the small countries in the mountain that do so much cheese.
E difendiamo questo patrimonio. And let us protect this heritage. Difendiamo l'identità libanese. Let us protect our Lebanese identity. È arrivato il momento anche di difendere questi prodotti. Now it's the time for us to protect all those products. E di chiedere che siano pagati il giusto. And to demand that the farmers get well paid. Il giusto per rispettare il lavoro. To respect their work. Rispettare la dignità. Respect their dignity. E allora dobbiamo lavorare per questo. So that's why we have to work all together. Io vi ringrazio per la vostra amabilità. I thank you so much for your kindness. Vi ringrazio che siete stati, avete sentito questo italiano. Because you heard everything and you heard what this Italian wants to say to me. Spero che sia sembrato come essere all'opera. I hope that it was like being in opera. Io cantavo e lei traduceva. He was singing and I was traducing. Però lasciatemi dire una cosa. But let me say something. Io penso che la cultura mediterranea. I think that the Mediterranean culture ha un legame forte. Has a strong union. Perché da questa terra sono passati tutte il legame tra Oriente e Occidente. Because from our countries, the Mediterranean countries, we have the link between the Oriental and the Occidental countries. Perché questo è stato un popolo di grandi commerci. Because in our country there was the commercial. Qui c'erano i Fenici. We have the Fenici. E noi avevamo i Veneziani. And us had the Venetians. E i Fenici e i Veneziani hanno favorito lo scambio tra Oriente e Occidente. And these are the main actors of every exchanges from the Oriental and Occidental countries. E se noi mangiamo le spezie, and if we eat spices, dobbiamo ringraziare voi. It's thanks to you. Se noi mangiamo la pasta, if we eat pasta, dobbiamo ringraziare voi. It's thanks to you. Quando vado in giro, when I go all over the world, I giornalisti hanno molta fantasia. The news writers have a big fantasy. Sempre la stessa domanda. Always the same question. Signor Petrini, qual è il piatto che preferisce? Signor Petrini, what is your favorite food? Preso per sfinimento, gli dico la pasta al pomodoro. When I'm so tired of this question, I say pasta. So one's from China, one's from America. Né la pasta né il pomodoro sono italiani. But not the pasta nor the tomato are Italian. Questo è il meticciato. This is the link between. E anche qui è terra di meticciato. And even here it's a country where we have a reunion of so much cultures. La bellezza della diversità. And this is the beauty of the diversity. E il dialogo, lo scambio delle merci. It's the exchanges of products. In questo Mediterraneo ci siamo scambiati le merci. Thanks to our Mediterranean countries we have exchanged everything. E abbiamo costruito grandi civiltà gastronomiche. And we have constructed all the gastronomy cultures. Manteniamole. So let's keep them. Difendiamole. So let's protect them. Questa è la missione di Slow Food. This grazie is our commitment and thank you.